Siamo qui perché stamattina, da ieri pomeriggio, ci sono le consultazioni in corso. Le consultazioni tra un pregiudicato, un condannato, in primo grado per carità, diciamolo, ma Renzi è un condannato fino a prova contraria, un pregiudicato Berlusconi per frode fiscale, quindi una persona che è entrata nelle vostre case e vi ha rubato i soldi dal portafoglio, quello ha fatto Berlusconi, e un'altra bella personcina che ha fatto cancellare le sue intercettazioni nella trattativa più schifosa del popolo italiano, che è quella della trattativa Stato-mafia. Queste tre persone si stanno consultando in questo momento, quindi secondo loro e secondo i ben pensanti che oggi ci attaccano sulla stampa e ci fanno passare per quelli che dicono sempre di no, secondo loro noi dobbiamo mandare delle persone per bene, quali i nostri capigruppo alla Camera e al Senato, a passeggiare laddove un minuto prima era passato un condannato. Mai. Questo è quello che volevano. Allora abbiamo pensato, facciamo una cosa, evidentemente siccome si parla di consultazioni e il nostro datore di lavoro è il popolo italiano, i cittadini italiani, siamo noi stessi, allora noi consultiamo i nostri datori di lavoro e siamo qui per questo oggi. Noi siamo qui sia per raccontarvi quello che stiamo facendo, lo facciamo però ogni settimana nelle piazze quasi tutti noi, ma oggi in particolare anche per raccontarvi quello che loro stanno facendo contro di noi. Noi diciamo sempre, ed è un po' ossessiva magari come cosa, che noi siamo i cittadini, loro sono la casta. Può sembrare anche, sai, uno slogan, una propaganda, in realtà è esattamente quello che ci dimostrano ogni giorno da 11 mesi a questa parte. Non c'è una cosa che loro fanno che vada nella direzione di noi cittadini, non ce n'è una. Se pensate a questi 11 mesi, io se li penso da dentro il Parlamento è nauseante. Avremmo avuto bisogno di una legge anticorruzione, avremmo avuto bisogno, la corruzione in Italia, e non sono dati nostri, sono dati Istat, ci costa 60 miliardi all'anno, significherebbe, lottando alla corruzione potremmo eliminare l'IMU, potremmo dare di nuovo futuro alle start-up, ai giovani che provano ad avviare un'attività lavorativa, questo potremmo fare lottando alla corruzione, ma siccome la corruzione alimenta loro, allora non la puoi lottare la corruzione. L'altra cosa di cui avremmo bisogno è una legge contro il conflitto di interessi. Berlusconi non esisterebbe con una seria legge sul conflitto di interessi, ma probabilmente loro sanno che metà di loro non esisterebbero qua dentro, di conseguenza non la possono fare. Questo hanno fatto in 11 mesi, ovvero nulla di ciò che ci serviva. Avete sentito parlare di riforma del lavoro, avete sentito parlare di come risanare il problema creato alla Fornero, avete sentito parlare di queste cose? Mai, si è parlato soltanto di aria fritta, come dico io. Roberta poco fa diceva i criceti che corrono, in realtà è vero, questo loro provano a fare là dentro, far sembrare il Parlamento il più produttivo di Europa, ma quando tu hai lavorato un giorno nella tua vita, io ho avuto la fortuna di farla a differenza loro, e sai cos'è la produttività? Capisci che non è scrivere carte e poi buttarle, è scrivere carte che poi diventano qualcosa di utile per il paese. Loro questo non l'hanno ancora capito o gli fa comodo non saperlo. Noi siamo qui dentro proprio per scardinare questo sistema e abbiamo un unico modo per farlo, che è essere una comunità, essere una rete, come diciamo sempre. Ci prendono in giro, in televisione ci provano a dire: ah, voi volete fare tutto con la rete, questi poveri idioti non hanno capito dopo 10 anni che assistiamo che la rete non è soltanto internet. Noi come rete, noi intendiamo l'unione tra tutti noi, la conoscenza condivisa, quella è la rete. Quindi io credo che noi abbiamo un passaggio fondamentale, che sono chiaramente le europee, dove ce la giocheremo senza coalizioni, quindi uno contro uno e vediamo chi vince, come si faceva a calcetto, a calcio valido. E allora noi diciamo, noi abbiamo una grande responsabilità, ognuno di noi che è in questa piazza, perché se noi distruggiamo questo sistema, lo facciamo tutti insieme oppure affondiamo tutti insieme, non abbiamo alternative, non si pareggia in questo mondo. E allora noi abbiamo una sola missione, tutti insieme, da fare. Alle elezioni politiche siamo stati 9 milioni a votare Movimento 5 Stelle e tutti voi mi scrivete ogni tanto: è difficile, sono scoraggiato, non so come fare perché il sistema ci combatte. Allora facciamo una cosa, prendiamoci come si faceva a scuola, prendiamoci un compitino l'uno. Ognuno di noi deve convincere una persona che vota altri schieramenti a votare per noi. Se ci pensate non è difficile, ognuno di noi una persona. Significa che dal 25% diventiamo il 50%. Facciamo questo, mettiamoci in testa questo obiettivo per maggio e siamo sicuri, quella poi diventa matematica, quindi è certezza, che se facciamo così e se ci riusciamo, vinciamo davvero noi. Quindi in alti cuori, coraggio e andiamo avanti verso l'obiettivo. Grazie a tutti.